Anna Dari e sono qui per raccontarvi in 3 minuti, anche meno, un po' della mia storia. Suono il pianoforte fin da quando ero bambina, con un diploma di pianoforte poi preso in conservatorio, finché all'età di 44 anni, dopo 16 anni che non suonavo più il pianoforte, successe qualcosa di meraviglioso nella mia testa. Da qualche anno cercavo di studiare il jazz e di provare a improvvisare qualcosa, ma non usciva mai niente di buono, finché nell'estate del 2007, nel luglio 2007, finalmente si spalancò qualcosa di nuovo nella mia mente. Compongo poche battute al giorno, registro tutto in testa e piano piano nell'arco di una settimana, 15 giorni, un mese, 6 mesi, a volte anche più, esce finalmente fuori il mio brano. Questo fin dal primo, che era una melodia di sapore un po' blues, broken heart, abbinato anche al quadro, che poi dipinsi come ricordo di quel magico, bellissimo momento che mi ha cambiato da 15 anni completamente la vita. E tutta la mia storia l'ho poi raccontata 2 anni fa nel mio libro Prigioniera Libera 2.0, in cui appunto racconto del potere catartico e autoterapeutico della creazione artistica nel tunnel del male oscuro, della depressione maggiore, e proprio come testimonianza, ma da 15 anni la composizione pianistica e la scrittura poetica mi accompagnano passo passo nella mia vita, e quindi io spero con il mio progetto artistico di poter essere un pochino di aiuto per tutte le persone che si trovano ad attraversare il duro tunnel del male oscuro. E quindi la mia esperienza spero davvero che possa essere un pochino di aiuto, per questo ci tengo molto a raccontarla, non solo attraverso questo mezzo, ma anche attraverso i miei concerti dal vivo, in cui appunto suono e leggo piccoli pezzi poetici della mia vita. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'arrivederci, se vorrete, sui miei canali social. Ciao a tutti, grazie.